E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Benvenuti ragazzi su questo nuovo titolo che volevo farvi vedere, una review fantastica di un veramente un titolo particolare. Stiamo parlando di War Tales. Ragazzi, è un gioco in sostanza, un gioco di ruolo medievale in un mondo completamente aperto, un open world, con dei combattimenti a turni. È stato sviluppato dalla Shiro Games e il publisher è la Shiro Unlimited. Lo trovate sulla piattaforma Steam a 34,99 euro. Ragazzi, andiamo a vedere di cosa si tratta perché sono veramente curioso anche io di vedere come funziona. Ah, scegli il tuo destino. Ah, quindi dobbiamo, in base alle scelte che dobbiamo fare, insomma, verrà composto il nostro team. Influenza. Amici apprendisti, ok, sono pronti per l'avventura, sì, dai. I tuoi... mi dicono la velocità... esperienza... ok, 10% superiore nei combattimenti, ok. Capacità decrementata di 1, no? Riduce la felicità, questo è un malus, sembra. I critici sono ridotti del 3%. Il pericolo viene incrementato del 10%. Il willpower ridotto di 1, cioè i poteri magici. Vabbè, così tocca solo al mago, diciamo, avere questo malus, però vabbè. Difficoltà, direi siamo con semplice, perché difficoltà della simulazione semplice, 6 mod normale, va bene. Questo cos'è? Starting dalla regione? Vabbè, non so, questa, va bene. Va benissimo, andiamo a vedere ragazzi, andiamo a vedere di cosa si tratta. Ed eccoci qua. Quindi abbiamo Salert, un arciere. Patrick Tongs, un guerriero sarebbe. Ah, quindi possiamo anche modificare le cose. Che figata. Questo cos'è? Un ranger, ma con una specie di... cos'è? Una mazza, un'ascia, che cos'è? Un coltello, quindi un ranger tipo rogue. Poi abbiamo un pony pure nella nostra compagnia, e Perinus, Lambela e Perinus. Ma possiamo cambiarle? Sì, mettiamoci nomi nostri, quindi... beh, direi sicuramente Mario l'attaccabrighe. Pony che brutto, possiamo cambiare il nome? Mi chiamo Stecca. Il nostro asino si chiama Stecca. Alberto. Almeno siamo più facilmente riconoscibili. Questo lo chiamiamo Luca. Ed Anna, perché mi sembra sia una donna. Va bene. Ed ecco, il nostro gruppo è pronto. Partiamo per l'avventura. Vai. Ragazzi, giusto per ricordarvi, War Tales in sostanza lo trovate sulla piattaforma Steam, è stato sviluppato dalla Shiro Games, lo sviluppatore, il publisher è la Shiro Unlimited. Lo trovate sulla piattaforma Steam, stavo dicendo, a 34,99€, un po' costoso, però secondo me, poiché è un gioco di ruolo medievale in un mondo open world dove tutto cambia e c'è una rigiocabilità, dicono, altissima, potrebbe essere veramente una bella opportunità a chi piace i combattimenti a turno oppure questi giochi strategici. L'unica pecca per me è il fatto che ci sia soltanto l'inglese. Va bene. Qui già subito iniziamo con un combattimento, penso, perché vedo... sì, ce ne sono due, ci vogliono riempire di mazzate, va bene. Partiamo subito con un combattimento, vediamo. Tra l'altro purtroppo anche... OBS faceva i capricci, non voleva catturare le...
Allora, combattimento. Ok, combattimento a turno, quindi tipo XCOM, non so se si può utilizzare anche lo scenario per... Vabbè, direi come un caprone di attaccare subito, quindi abbiamo varie abilità del nostro Mario, possiamo avvicinarci sicuramente al nostro obiettivo. Diamogli una mazzata con questo mace. Pam! Ah, quindi ecco. È stato ingaggiato e ci spiega un po' le cose dinamiche. Quindi ha dei punti armatura e dei punti vita. Ok, quindi dobbiamo prima decurtare tutto ciò che sono i punti armatura. Possiamo ruotare la telecamera? Sì. Ah, ecco, guarda, ce n'è anche un altro che sta arrivando. Forse allora sarebbe meglio, forse. Ok, Mario per adesso basta. E ha finito il turno, che non può fare altro. Ha sprecato le sue azioni. Possiamo andare a infastidire. Eh no, non possiamo, però se ci mettiamo da questa parte forse non ci può colpire l'arciere, diciamo. Vabbè, usiamo la nostra dagger sul nemico. Wow, abbiamo fatto molto male, abbiamo tolto tutta l'armatura e rimane 7 punti vita. E anche questo dovrebbe aver finito, possiamo ancora muoverci volendo, eh. Vabbè, lasciamolo lì per il momento. Poi... Ah. Toccava al nemico. Ma questo lo vedo brutto. Qui nel range è bassissimo, tra l'altro il range. Non mi aspettavo. Vabbè. Pensavo una cosa più easy. Tiriamo su il nostro avversario. Aia, in direzione c'era. Ho sbagliato a cliccare. O in direzione c'era proprio il nostro compagno. Caspita. Che brutto che è stato. Brutto, brutto, brutto. Vabbè, passiamo. Andiamo su quest'altro. Vediamo un po'. Possiamo andare da quest'altra parte. Lo stiamo praticamente accerchiando. Cosa si arrende questo? Si vuole arrendere? Cosa si arrende? Devo dare una scettata terribile. Eccola. 6 di danno, è quasi morto questo, anche se mi fa paura un po' questo arciere, mi sono autotolto tutta l'energia, quindi... E andiamo avanti, vediamo un po' cosa succede. Attacco avversario, mamma mia, 3 danni, aia. Va bene. Direi di finalizzare e ammazzare questo malcapitato. Ah, questi sono un po' i turni, quindi... Mario ce lo siamo giocati, mi sa. Possiamo muoverci? Però non credo possa attaccare più, però. Ci sono vicini, ma niente. Vabbè. Andiamo con Luca. Vediamo un po'. Arriviamoci vicini. E possiamo utilizzare la nostra spada, che fa 6 di 8 danni. Bene, gli abbiamo decurtato un bel po' di armatura. Alberto... Anzi no, attenzione, dobbiamo finire prima il turno di questo. Aia. Ha reagito di brutto, il nostro arciere. Va bene, avanziamo. Ah, ma non ce la faccio, mi sa. Attenzione, cerchiamo di non farci del male tra di noi perché... Vediamo un po' se riesco a colpirlo. No, non ci riesco da qui, mi spiace, amico. Tra l'altro l'arciere è lentissimo a muoversi. Arriverà la notte di Natale qua. Vabbè. Quindi niente, finiamo. Vediamo cosa succede adesso. Ah, ritocca a noi, bene. Quindi sfruttiamo gli altri per colpirlo. E l'abbiamo fracassato proprio. Finisce. Brutto il fatto che comunque devi... Terminare tu il turno di ogni singolo personaggio. Non capisco perché. Poteva farlo in automatico questa gestione. Non l'ho capita. Però ognuno deve finire con fine del turno del singolo companion. Ok, abbiamo sconfitto i nostri due. Era più, secondo me, un'introduzione a quelle che sono le meccaniche di gioco. Interessanti. Insomma, non abbiamo visto niente di nuovo per adesso. Però il loot ci darà 50 di esperienza, 9 di influenza. Poi addirittura pure il corpo. Oh, mamma, il corpo che me ne faccio? Che schifo, siamo dei cannibali, cioè perché dovrei... Prendiamo tutto, vabbè, non capisco però. Prendiamo...
Ah, e puoi riparare le varie cose. Vabbè, ripariamo. Sì. Ok. Tra l'altro, si parlava infatti di una mappa interattiva. Ehi, aspetta. Di una mappa interattiva. W mi viene fuori. Ok. E infatti, aspettate un secondo, scusate. E infatti possiamo prendere quello che sono questi elementi disseminati sulla mappa. Per adesso abbiamo preso, se non sbaglio, dei pezzi di ferro. Vediamo l'inventario. Quindi inventario. Ok, abbiamo preso dell'iron ore, ok, del ferro. E poi del comfrey. Una sorta di fiori, questi che sono, ok, posso accamparmi, quindi soffrono probabilmente di stanchezza quando si muovono sulla mappa. Compendium sarà quello che abbiamo a disposizione come abilità, forse. La mappa. Ok, questa famosa finestra che va bene per le quest probabilmente. Ok. C'è un piccolo stabile. Andiamo a vedere se riusciamo a visitarlo. Sto stabile qui. Che cosa comporta? Ah, ok. Una sorta di locanda. Quindi possiamo parlare con le varie persone. Forse per acquistare le cose. Sì. Forse per scambiare le merci. Per adesso, sinceramente, potremmo per esempio prendere quest'oro, no? Venderlo. No, forse vende soltanto queste ferri di cavallo, ma a me, sinceramente, incrementa il 5% di velocità, ma attualmente non so giocare ancora tanto bene da capire a cosa possa essermi il 5%, è veramente poco. Va bene, vediamo dove ci stiamo dirigendo. M, possiamo andare su, va bene, andiamo da questa parte, vediamo che cosa succede. Ok, abbiamo trovato una città. Stromcap. Ok, quando arriviamo alla città poi, ecco, ci sono tanti posti da visitare, molto interessante. C'è Master Room, la forgia, quindi possiamo evidentemente comprare e vendere le cose, quindi molto interessante. La forgia. Per adesso non abbiamo niente, il blacksmith. Qui forse possiamo comprare qualcosa. Materiali di scarto, poi del carbone. E sinceramente non so cosa farmi nel momento, però era giusto per capire un attimino. Beh, serviva anche per riparare le attrezzature, ragazzi, qui, quindi c'è anche la possibilità di riparare. Adesso siamo a posto, altrimenti poteva ripararci l'attrezzatura. Town Hall, andiamo a vedere. Ok, questo deve essere la capa, diciamo, del villaggio, quindi probabilmente ci darà qualche quest, immagino. No, niente, non ci ha pensati manco di striscio. Quindi soltanto un benvenuto alla città, va bene. E c'è un market. Probabilmente per comprare il cibo e le altre cose. Bella questo ingrandimento, ok. E possiamo comprare delle pelli, ma qui possiamo vendere. Si va a vendere. Ah, tasto destro, che provolone, così facile. Ah, ok, pensavo fosse tipo drag and drop. Evidentemente puoi trascinare via per acquistare, però non. Va bene, abbiamo venduto delle cose, abbiamo 136 monete. Vabbè, almeno abbiamo capito come fare. Adesso non ci interessa, andiamo nella taverna, che in genere dove ci sono evidenziato questo in fucsia, questo è in verde, mi piace il verde, scegliamo verde. Un emissario Lettina review. Ah, finalmente, ed ecco le quest. Ok, quindi abbiamo delle quest che possiamo prendere. Ok, è la ricompensa. Io direi facciamo questa, accettiamo questa per una semplice, sì.
Ma ecco, ci viene segnato sulla mappa, molto interessante. Ok, andiamo a vedere l'altro che cosa voleva. Ma niente di che. Peccato per l'inglese, peccato per l'inglese. Allora, vediamo sulla mappa dove dobbiamo dirigerci da questa parte per andare a fare questa quest, va. Ok, andiamo. Tra l'altro posso andare dove voglio, senza strade, senza limiti. Vediamo un pochino. No, forse sarebbe meglio seguire una strada, credo, no? Questa strada. Vediamo. Intanto. Ok. Ah, vedo le risorse ogni tanto. Possiamo prenderle prima. Vedo anche altri mercati, altri gruppi. Non so, forse si può. Possiamo provare a interagire con loro per vedere cosa succede. Per esempio questi, dai, ce la facciamo a correrci vicino. Cosa sono? Sono dei vagabondi questi, non so. Vabbè, vediamo, questi ci stanno venendo contro, vediamo un po' se riusciamo a... Ah sì, vedi, ci puoi interagire una banda di fedenti. Ah, puoi attaccarli addirittura. Ma no, 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 per amore del cielo. Puoi anche vendere delle cose. Per esempio, gli vendiamo questi fiori qua. Vabbè. Ok. Basta. Chissà, forse attaccandoli puoi derubarli. Però non mi piace fare il maleducato subito. Cioè, prima appena arriviamo, già diamo mazzate a tutti. Tra l'altro, vedo in alto a destra ci sono l'influenza. Se sono felici il nostro gruppo. E il cibo che ha. I soldi, quanto ci costa andare avanti? Questo che cos'è? Beh, è tutto da esplorare, la situazione. Voglio arrivare alla quest. Non so come arrivarci, però. Mi sa che forse era meglio arrivarci da dietro, perché qui ci sono delle montagne. Forse abbiamo sbagliato popolato. Molto probabilmente dobbiamo andare dall'altra parte. Non so perché mi viene più da questa parte. Giriamo questa montagnona che c'è, che è veramente pazzesca. Whateley Farm abbiamo trovato per adesso. Potremmo andare anche a visitare e capire che cosa c'è. Beh, è basato molto sull'esplorazione, da quello che sto vedendo, quindi è un altro venditore, insomma. Vabbè, accettiamo, insomma, sia una questa, non so. Vabbè, vediamo. Non vorrei che... Vediamo un po'. Ho accettato qualcosa che non so cosa sia. Vabbè. Il tuo gruppo è molto stanco, quindi... Ah, ecco, questa era la... Non si capiva. Però va bene, quindi dobbiamo accamparci. Va bene, facciamo una tenda qua e accampiamoci. Ah, figa questa cosa. Quindi recupereranno le forze, credo. Eh no, campiamoci. Abbiamo detto campiamoci, campiamo. Ah, su Z dovevo cliccare. Tieni premuto il mouse a sinistra. Ah, resto, ok. Aspetta, no, forse inventario per farli mangiare. Ok, mangiano tutte queste mele e riposatevi. Ah, quindi c'è la gestione proprio profonda, abbastanza profonda del gruppo. Quindi saremo sicuramente costretti in giro a prendere del cibo, trovare del cibo, usufruirne per poi. Ok, basta. Siamo riposati, credo. Sì, ok, andiamo. Carina questa cosa. Questa meccanica può essere interessante. Qui prendiamo questa roba che non posso salire di qui. Prendo questa pianta perché, visto che sembra possa, ci costa soldi, possiamo venderla, quindi. Tanto è iniziato a piovere di brutto.
Stiamo andando giù di qui, però non riesco a capire ancora come arrivare al punto interessante dove dovremo trovare la nostra quest. E qui c'è un altro villaggio, no? Un castello addirittura, se non sbaglio. E Doranian. Il confine. Ma mi sa che abbiamo sbagliato popolato, eh. Non si è capace di entrare in questa. Caspita, abbiamo sbagliato strada. Ma possiamo salire anche sulla montagna? Non credo. Ci tocca fare tutto il giro, ma veramente? No, qui c'è del legno. Ci conviene prenderlo perché. Beh, diciamo che come ritmo è carino perché si può spezzare. Non è solo combattimenti. Mi aspettavo solo una cosa già, che ne so, una trama ben definita e guidata. Invece no, è molto libero perché ti trovi a, insomma, a viaggiare e quindi a trovare varie situazioni. Pedra Mountain Pine. Vediamo qui se c'ho le quest qui. Ah, posso studiare. Va bene. Impariamo questa. Ah, quindi possiamo anche costruire le cose. Se troviamo gli oggetti possiamo costruirci da noi probabilmente. Qui non ho capito che cos'è. Oh mamma. Combattiamo, va. Dei disertori, giusto per spezzare il ritmo, non fa parte della quest, però quando si tratta di menare le mani, sappiamo benissimo tutti che Worthless è fatto proprio per questo, ragazzi. Sviluppato dalla Shiro Games e il publisher è la Shiro Unlimited, ragazzi, lo trovate sulla piattaforma Steam a 33,99 €. Mi raccomando, dategli un'opportunità perché secondo me è abbastanza carino. Allora, qui abbiamo tre tipi. Ben tre ce ne abbiamo, attenzione, dobbiamo stare attenti. Buttiamoci a capofitto, no? Sì, buttiamoci a capofitto. E iniziamo a menare come i turchi. Ok. Avevo dimenticato di rilasciare la. Andiamo di qua. Anche con Mario gli diamo una bella sarcagnata, questo. Chi prima mena meglio si trova nella vita. Oh mamma, stanno arrivando anche gli altri. Aia, ha lanciato un'ascia questo, lo vedo incattivito di brutto. Secondo me sono difficili i combattimenti, non è proprio tanto easy, la cosa. Bisogna stare attenti. Qui devo stare attento l'altra volta. L'ultima volta abbiamo appizzato uno dei nostri, poverino. Allora, questo ok, adesso andiamo con questo e non riusciamo a colpire nessuno, male. Eh no, possiamo fare niente, vabbè. E tocca a loro. Mamma mia, che martello c'ha questo! Questo ci ammazza di brutto. Targeting. Cioè? Ah, sta per colpire. Quindi dovrei spostarmi da questa posizione. Il consiglio questo è. Cosa devo fare? Allora, mi sposto di lato di qui. E do una sarcagnata a questo. Ok. Poi finiamo su questo. Spostiamolo qui. Un altro colpo a lui. Ok, l'abbiamo accoppato. Molto bene. E oh mamma. Ah, ancora insiste. Ah, due ne vuole beccare questo. Occhio, Allora, facciamo prima un colpo a lui. Poi non possiamo più muoverci. Che fregatura che abbiamo fatto, una grande fregatura. Vediamo se riesco a colpirlo. Colpisce il mio? No, colpisce il mio. Ok, abbiamo capito che se si trova nella direzione, sono cavoli ameri. Cioè, insomma, quindi devo trovare un posto migliore per mettere il nostro arciere. Questo lo togliamo. Stiamo facendo un disastro. Tra l'altro questo è quasi morto il nostro, eh. Vediamo un attimino.
Se riusciamo a prenderlo, l'abbiamo preso. Meno male, perché la vedo brutta proprio. Allora, questo conviene spostarlo, ma non capisco. Disingaggia? Sì, posso disingaggiare. Aia, quando disingaggi, cioè, sta morendo. Beh, la faccia. E cosa posso fare? Cosa faccio con questo? Non so cosa fare. Non fa niente. Non posso guarire, non posso usare niente. Boh. Male. Allora, quello morirà con un cane. Questo si prende le botte. Va bene, la faccia. Forse ci conviene scansare più che prenderla. Mettiamoci qui. Ok. Questo intanto possiamo colpire ancora il nostro avversario. La vedo difficile però, non mi aspettavo così complicata. Disingaggio. Ma chi sarebbe questo che deve disingaggiare? Scusate. Andiamo ancora. Ok. Tocca sempre a lui. E vabbè. Proviamo a tirargli. Vai. Ok. E a questo punto. Chiudi. Oh mamma. Sta venendo vicino. Aia. Adesso di nuovo due. Allora. Proviamo ad andare dietro. Proviamo a colpirlo. Ok. Prendiamo questo. Cerchiamo di spostarci. Questo è ridotto malissimo. Sta anche sanguinando. Secondo me è bello che è morto. Quindi ci conviene andare vicino. Vabbè, ormai è andata. Secondo me è bello che è morto questo. Ci conviene tenerlo fermo. Ma se vado di là muoio, eh. Allora, vediamo un po' se riesco ancora a colpirlo. Vai. Ah, guarda che. Mamma mia, proprio sgozzato come un maiale, poverino. Però, porca miseria, dobbiamo. Ok, forse ce la facciamo, eh. Forse, però è stata dura, la battaglia è dura, ragazzi, non è assolutamente facile. Mi aspettavo più semplice, adesso mi sa che muore per sanguinamento l'altro, forse ce la fa. No, sì, fai ripristina la vita a tutti, ripara tutto, ok. Però siamo stati fortunati, perché l'abbiamo sottovalutata di parecchio, è molto complessa la situazione. Usciamo da questa sorta di miniera e andiamo a vedere se riusciamo a trovare questa quest. Comunque, niente male, ragazzi. È un gioco abbastanza lento, nel senso ragionato lento, perché ancora dobbiamo arrivare alla quest. Però abbiamo capito più o meno le meccaniche di gioco. Ragazzi, cosa dire? È veramente carino, non mi aspettavo. Bisogna capire bene le meccaniche di gioco e sembrano abbastanza profonde, molto, molto, molto carino, secondo me. C'è da perdere il tempo. Non so se vi piace il genere di combattimenti a turno e giochi, insomma, ambientati con un ruolo medievale in un mondo open world. Insomma, questo è il gioco che fa per voi. Lo trovate sulla piattaforma Steam a 34,99 euro. Ragazzi, con questo è veramente tutto e vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me. Mujahideen, l'ultimo dei talebani novoretani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao ciao ragazzi!